Ecco, ti auguro una buona giornata in questo sabato, che per noi è anche il terzo di una 3 giorni in onore di San Giovanni Paolo II. Noi nella meditazione anche di oggi proseguiamo su questi mezzi, diciamo così, esercizi speciali in tempo di Covid. Ecco, perché possiamo vivere con tanta pace, senza nessuna angoscia, con tanta fiducia a questo tempo difficile. Ecco, riprendiamo l'esercizio di ieri che riguarda il distanziamento personale. Distanziamento personale, questa è una norma sanitaria ormai, diciamo, chiara, eccetera, che dobbiamo stare gli uni dagli altri almeno 1 metro, ecco, proprio per difenderci dal diffondersi dell'infezione. E questo noi lo facciamo volentieri, non solo per ubbidire allo Stato, ma noi che siamo credenti. Vediamo in questa ubbidienza un'espressione dell'amore per Dio, del fare la sua volontà, quindi non ci pesa più di tanto, perché quando noi amiamo Dio con tutto il cuore, questo è un piccolo sacrificio che facciamo volentieri per fare la sua volontà e anche per custodire la salute e per dare anche il buon esempio di ubbidienza alle norme giuste e ragionevoli dello Stato. Però noi abbiamo detto anche una cosa in più. Che questo distanziamento, esercizio di distanziamento, non deve portarci a una specie di chiusura di vita più egoistica, più solitaria, perché questo è contro la volontà di Dio ed è un danno serio. Invece noi dobbiamo fare di questo distanziamento come un invito per avvicinarci spiritualmente e psicologicamente agli altri, per mettere più attenzione, adesso anche che non possiamo correre come prima in mille faccende, alle persone che Dio ci ha messo accanto. Più attenzione, più ascolto, più anche osservazione benevola. A volte adesso noi abbiamo le mascherine, ne parleremo, non possiamo neanche vedere in faccia le persone, però possiamo avere uno sguardo di amore che ci avvicina a loro e cerchiamo di conoscerle, di capirle di più. Ecco, c'è una chiamata in questi eventi a vivere con la parola di Gesù che ci dice che dobbiamo essere una cosa sola tra di noi perché il mondo creda. Anche la Chiesa deve andare, va verso un rinnovamento profondo e una nuova evangelizzazione che è incentrata proprio in relazioni cristiane più profonde, con quelli che il Signore ci mette accanto e specialmente con quelli che hanno la fede in Gesù, la fede in Gesù. Ecco, dobbiamo uscire, e il Signore quasi ci costringe a farlo con gli eventi, da un cristianesimo di massa superficiale e piuttosto solitario, individuale. Questo è un cristianesimo malato che non resisterà all'impatto dei cambiamenti storici. E noi già intuendo questo, dobbiamo andare verso un cristianesimo rinnovato, dove non contano tanti numeri, le grandi manifestazioni, conta la qualità della fede in Gesù e del rapporto che abbiamo tra di noi che crediamo, che diciamo di credere in Gesù. Gesù ha già pregato per questa unità profonda tra di noi e ci aiuta con la potenza del suo Santo Spirito. Noi anche ci impegniamo a camminare, a progredire verso questa maggiore unità e dobbiamo guardarci intorno. Prima di tutto dobbiamo guardare se vicino a noi c'è qualcuno che crede in Gesù, che vuole vivere il Vangelo e unirci a queste persone. Poi con la forza di questa unità andare anche verso i nostri familiari, verso quelli che fisicamente sono più vicini a noi. Ecco, prima l'unità con i credenti, poi con questa forza andare verso chiunque il Signore ci mette accanto. Ecco, per questo ti benedico, anche ti ricordo quella specie di preghiera che abbiamo accennato ieri, che può diventare anche un saluto tra di noi. Un cuor solo e un'anima sola per la tua gloria, o Signore. Ripetiamo.
Ecco, io la prima metà, voi la seconda, ad alta voce. Un cuor solo e un'anima sola. Un cuor solo e un'anima sola. Un cuor solo e un'anima sola. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, questa sera nella nostra Basilica, alle ore 19, dopo la Messa, ci sarà questa manifestazione in onore di San Giovanni Paolo II, con la lettura di alcuni brani scelti dalla sua opera teatrale intitolata La Bottega dell'Orefice. È un bel modo non solo per ricordarlo, ma anche per entrare in una comunione spirituale con lui. Quindi vi invito a partecipare, tutti quelli che potete, e anche nel vostro cuore a dire grazie al Signore che ce l'ha mandato e ce l'ha fatto conoscere. Buona giornata.